Sì, normalmente se non c'è una piattaforma è Sì. meglio evitare. Diventa troppo complicato. Hai ragione. Allora, iniziamo. Scusate il leggero ritardo, abbiamo atteso qualche minuto per dare la possibilità magari a qualche ritardatario di arrivare. Allora, innanzitutto mi presento, sono Massimo Sidevi, sono il direttore del Corriere Innovazione, la pubblicazione del Corriere della Sera che si occupa di scienza, tecnologia, innovazione e trasformazioni socio-economiche in corso. Oggi è un piacere essere qui a Trieste, allo Science in the City Festival e insomma sapete che fa parte in realtà anche dell'ESOF 2020 perché abbiamo un argomento che secondo me è molto intrigante, molto interessante e come vedrete ne parleremo con tre veri grandi esperti internazionali, mi piace sottolinearlo perché poi noi italiani abbiamo sempre questa passione per l'estero e poi ci dimentichiamo dei cervelli che abbiamo in casa o che, come vedremo, lavorano comunque per altri paesi. Abbiamo un tema, secondo me, molto interessante, espandere il corpo con le tecnologie intelligenti, un approccio evolutivo. E il tema è questo, come vedremo durante questo incontro, l'essere umano durante la sua evoluzione, quindi l'Homo sapiens, ha sviluppato in particolare, grazie all'utilizzo degli utensili, diciamo una parte precisa del proprio cervello. Oggi il tema si ripresenta di grande attualità perché, come sapete tutti, siamo connessi in realtà alla rete continuamente, anche quando non ce ne accorgiamo, grazie ai dati e alle informazioni che vengono trasmesse dai nostri telefonini, dai nostri smartphone e dai nostri cellulari. Ebbene, questo diventa un tema molto interessante perché dovremmo capire quale potrebbe essere l'effetto proprio sul cervello dell'essere umano di questa continua attività. Quindi come evolverà il nostro cervello adattandosi a una società sempre più digitale. Potremmo anche lanciare qui una piccola provocazione, poi ne parleremo con i nostri ospiti, se evolverà, perché poi questo continuo demandare delle attività ha una forza così forte, così rilevante come internet, come computer, non è detto che poi ci porti a sviluppare delle attività del cervello. È facile pensare, per esempio, alla memoria, quanto abbiamo demandato della nostra capacità di ricordare, per esempio, a internet e a tutte le apparecchiature tecnologiche. Ebbene, ne parliamo mi piace partire da Claudio Tunis, perché è stato l'organizzatore anche di questo incontro, fisico presso l'ICTP qui di Trieste, riconosciuto a livello internazionale per il suo lavoro negli studi archeologici e antropologici con strumenti e metodi fisici. Quindi è una figura molto interessante perché è un fisico, come dire, prestato a tematiche che non, diciamo, a prima vista non sarebbero, diciamo, appannaggio di un fisico. Però sapete che probabilmente una delle cose più interessanti che è avvenuta negli ultimi 10, 15, 20 anni è stato il fatto di intrecciare sempre di più delle relazioni e delle aree che prima erano separate, e da questo intreccio effettivamente stiamo tentando di dare delle risposte nuove a delle domande forse vecchie, insomma, che non avevano avuto risposta. Poi abbiamo Emiliano Brunner, che sarà in collegamento dalla Spagna, paleoneurologo, Centro Nazionale di Ricerca sull'Evoluzione Umana, Burgos, Spagna, esperto riconosciuto a livello internazionale in anatomia e morfologia del cranio e del cervello nelle popolazioni umane moderne. Quindi, insomma, sta parlando di noi, insomma, più o meno, no? Quindi facciamo parte della specie Homo sapiens sapiens. E ultima, ma non ultima, Barbara Pernici, esperta in informatica, ingegneria dei sistemi informativi, esperto riconosciuto a livello internazionale in informatica, ingegneria dei sistemi informativi ed ex campione di scacchi. Io leverei l'ex perché non mi permetterei mai di affrontarla negli scacchi, comunque, diciamo, anche questo è un elemento molto interessante perché Barbara chiaramente è stata una campionessa a livello internazionale di scacchi e oggi è un'esperta di intelligenza artificiale e, come sapete, insomma, l'intelligenza artificiale e gli scacchi si sono incontrati spesso, insomma, perché è stato proprio uno di quei campi che ci hanno permesso di capire se c'è effettivamente una relazione, anzi se c'è una competizione, potremmo dire, tra intelligenza umana e intelligenza artificiale. Questo è stato, diciamo, uno dei campi di gioco, insomma, per affrontare questa relazione. Ebbene,
Abbiamo detto che il cervello umano si sta adattando, adesso tenteremo di dare delle risposte, chiaramente risposte definitive non ci sono, perché comunque di fronte a queste nuove tecnologie ci sentiamo anche talvolta disorientati. A me piace sottolineare che ci sentiamo un po' in questa situazione. Ecco, io li ho definiti nativi analogici invecchiati digitali. Chiaramente io sono un perfetto esempio di nativo analogico invecchiato digitale, cioè rappresenta insomma la generazione come me, io sono del 72, che è nata in un mondo analogico e si è ritrovata in mano questo potente strumento che è lo smartphone, insomma. E quindi un minimo di disorientamento è anche giustificato dal fatto che negli ultimi 30 anni effettivamente le cose sono cambiate moltissimo dal punto di vista tecnologico. Normalmente mi piace sottolineare che anche se qualcuno si sente un nativo digitale, ricordiamo che spesso poi il nativo digitale di fronte alle tecnologie analogiche ha lo stesso tipo di spaesamento, insomma. Quindi qui abbiamo un vecchio cubo di Kubrick che è stato un cavallo di battaglia anche della mia generazione, passavamo ore, anche se poi ancora oggi si fanno i campionati mondiali proprio in Australia, visto che tu hai lavorato a lungo, Claudio, in Australia, si fanno i campionati mondiali con il cubo, effettivamente i risultati sono incredibili, sapete che lo concludono in circa 4 secondi, insomma, non so come faccia l'Homo sapiens a sviluppare queste capacità. Perché ci siamo trovati in questa situazione di disorientamento? Fondamentalmente mi piace sottolineare un percorso che giustifica questo nostro sentirci un po' disorientati, che io chiamo le 5 cattive notizie per l'umanità. Voi sapete che noi eravamo al centro dell'universo quando arrivò quest'uomo che era Copernico e ci ricordò che non eravamo al centro dell'universo. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato un nuovo centro, abbiamo cercato un nuovo mondo da conquistare e sostanzialmente l'abbiamo fatto con la natura. Quindi l'essere umano cosa ha fatto a quel punto? Ha detto: abbiamo perso il centro dell'universo, però siamo al centro della natura. Sino a quando non è arrivato un secondo uomo che era Darwin, che in realtà ci ha ricordato che non eravamo neanche al centro della natura, ma anzi eravamo in qualche maniera il risultato di un'evoluzione casuale. Adesso le slide dovrebbero andare avanti, ma non vanno avanti, vediamo se riesco. Comunque eravamo il risultato di un'evoluzione abbastanza casuale dell'essere umano. Ebbene, cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto: abbiamo perso anche il centro della natura, noi siamo al centro della mente. Purtroppo arrivò la terza cattiva notizia dell'umanità, che era quella di Freud: non siamo neanche al centro della mente, perché in realtà siamo il risultato un po' di tutti i problemi risolti con nostra madre, insomma. Quindi questo è quello che ci ha raccontato Freud. Questa geniale storia dell'evoluzione umana non è mia, chiaramente, ma è dello stesso Freud, che così voleva piazzarsi nella storia dei grandi cervelli dell'umanità. Ebbene, un filosofo che, se non avete incrociato, vi consiglio di leggere, si chiama Luciano Floyd, insegna etica dell'informazione all'Università di Oxford, ha aggiunto una cattiva notizia che va ricordata, che perché a un certo punto l'essere umano ha detto: abbiamo perso questa centralità, l'universo, la natura, la mente umana, però siamo i padroni della tecnologia. Sino a quando non è arrivato quest'uomo che si chiamava Alan Turing, lo conoscete tutti, è quello che ci ha aiutato a decriptare le famose macchine Enigma durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi a decriptare i messaggi dei nazisti, lui è stato un po' riconosciuto come il padre dell'intelligenza artificiale, perché nel 1950 si fece questa famosa domanda alla quale ancora non abbiamo dato risposta: le macchine possono pensare? Fu probabilmente il suo più famoso articolo, il più importante articolo che riguarda questo argomento. Io mi sono permesso di aggiungere un piccolo corollario, perché se ci pensiamo, l'abbiamo detto, negli ultimi 20-25 anni è successa un'altra grande rivoluzione, che è stata internet, insomma, che io come Naid, come nativo analogico invecchiato digitale, ho affrontato in pieno. È arrivato internet e l'essere umano ha pensato di avere un nuovo mondo da conquistare. Peccato che poi siano arrivati questi altri uomini. Qui ho messo Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, ma potevo mettere Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, piuttosto che i fondatori di Google, che ci hanno ricordato che al centro di questo mondo non ci siamo noi, ma ci sono gli algoritmi, che decidono sempre più per noi cosa dobbiamo leggere, chi sono i nostri amici, e ci dicono oggi anche chi dovremmo votare. Insomma, quindi questo è un po' il percorso che secondo me ci aiuta a comprendere questo spaesamento, e che, se vogliamo, può essere anche ricordato nella nostra relazione con i social network, perché questo è il motivo per cui ci sentiamo tutti felici su Facebook, tutti in vacanza su Instagram e tutti in cerca di lavoro su LinkedIn. Questa è una
fantastica sintesi del nostro rapporto di social network che una volta ho letto e mi è rimasta impressa. Allora, questa introduzione per raccontare come questo rapporto con la tecnologia sia anche giustamente, insomma, sofferto, dibattuto, e lo stiamo affrontando in maniera critica, proprio per tentare di comprendere come dovremmo rilevare, perché guardate, le regole che stiamo ponendo oggi saranno le regole che determineranno il prossimo secolo, fondamentalmente, lo possiamo dire senza paura di essere smentiti. Quindi affrontare con scienziati come Barbara, come Claudio, come Emiliano, queste tematiche anche in maniera molto ampia, ci aiuta sul serio a comprendere una problematica. Quindi da qui partirei con Claudio, che ci aiuta a comprendere appunto qual è questa relazione che stiamo sviluppando anche con come homini sapiens che stiamo sviluppando con le nuove tecnologie. A te, Claudio. Sì, grazie Max, ti ringrazio anche per aver aderito a questa iniziativa, come ringrazio anche Barbara. Vorrei aggiungere ancora un paio di scoperte che sono state delle cattive notizie per noi. Per esempio, con le nuove macchine per il sequenziamento del DNA abbiamo scoperto che il nostro genoma umano, cosiddetto, in verità ha una grande frazione di genoma da virus. Quindi questo è interessante. E poi ovviamente negli ultimi 10 anni abbiamo scoperto che fino al 4% del nostro DNA fa parte neanche di Homo sapiens, ma dei Neanderthal. E poi per quelli che sono razzisti tra di noi, abbiamo scoperto, quello ancora 40 anni fa, che veniamo tutti dall'Africa, per cui questo è un'altra cattiva notizia per qualcuno di noi. Vorrei anche dire che, anche se noi parliamo di tecnologie intelligenti, per cui ci focalizzeremo a un certo punto su questo aspetto, vorrei sottolineare che in verità il nostro corpo e la nostra mente si espandono attraverso tutte le tecnologie, tutti gli strumenti, gadget, persino si espandono nell'ambiente e tutto il resto, per cui spesso facciamo anche fatica a identificare le connessioni che ci sono tra il nostro cervello e il nostro corpo, perché questa è una particolare relazione, però è una delle tante relazioni che ci sono e che poi vanno a costituire la mente. E come dice anche sempre Emiliano, la mente poi è un processo, è l'insieme di tutti questi processi, ce ne parlerà dopo su questo. E quindi non è un prodotto di quello speciale computer che è il cervello, è l'insieme di tutti questi processi che riguardano anche non solo i nostri corpi ma anche tutti gli oggetti. Per questo persone come me ed Emiliano, per esempio, fanno regolarmente yoga, proprio per andare con sforzo a cercare quelle particolari relazioni che collegano il nostro cervello e il nostro corpo. E come sapete non è facile fare meditazione. Quindi volevo anche sottolineare un'altra cosa che poi è venuta fuori con la discussione avuta questa mattina a ESOF con il contributo di Telmo Pievani, cioè la particolarità della nostra specie è quella di costruire nicchie ecologiche, siamo i più grandi costruttori di nicchie ecologiche, non siamo i soli. Per esempio i castori anche si fanno la loro nicchia ecologica, i vermi nel suolo si fanno, cambiano l'ambiente per farsi la nicchia ecologica, e Darwin, poco prima di morire, ha fatto un articolo scientifico proprio su questo aspetto che riguarda i vermi. Comunque è stato un lavoro di grande successo costruire queste nicchie ecologiche. Poi abbiamo costruito, cioè, quindi gli strumenti e la modifica dell'ambiente sono alla base di questa costruzione. E avendo le proprietà di estensione del corpo e della mente di cui discuteremo oggi, siamo diventate la specie di più grande successo. Tant'è che abbiamo costruito una nicchia che comprende tutto il pianeta. Allora, le termiti si costruiscono il termitaio,
e sono un animale sociale. Anche noi siamo un animale sociale, però siamo un primate sociale con un cervello che ci permette il linguaggio complesso e il simbolismo. Per cui abbiamo, usando questi strumenti, costruito un termitaio che comprende tutto il pianeta. Però ci chiamiamo Homo sapiens, ma non siamo stati forse meno intelligenti delle termite, perché le termiti hanno, creano dei termitai che hanno una loro stabilità e che non consumano energia. Noi abbiamo costruito un termitaio umano che consuma moltissima energia e stiamo appunto divorando già grandi frazioni del pianeta. Quindi questo grande nostro successo, che noi ci glorifichiamo qualche volta con questo successo di diventare la specie che ha conquistato il pianeta, e ci sono libri con questo titolo, anche Ian Tattersall ha fatto un libro su questo, The Masters of the Planet. Però questo ha dei costi, come voi potete dedurre da quanto detto, perché questa enorme crescita produce pandemie, produce cambi climatici con eventi estremi e tutto il resto. Uno dei nostri colleghi, il professor Irichi, giapponese, durante il nostro evento a ESOF, diceva che poi noi abbiamo costruito, in verità già le scimmie hanno costruito questo, una triplice nicchia. Una è la nicchia ecologica che ho menzionato, però abbiamo costruito anche una nicchia che evolveva in qualche modo, in seguito alle nostre interazioni con l'ambiente e con gli strumenti, una nicchia neurale che ci cresceva quindi nel cervello, e una terza nicchia, lui la chiama una triade di nicchie, che è la nicchia cognitiva, per esempio, che ci fa crescere sugli aspetti che riguardano per esempio l'usare il linguaggio complesso per comunicare tra di noi, usare l'arte, usare tante altre cose, al limite anche usare più avanti la musica, non so, di Beethoven e altri. E queste nicchie interagiscono tra di loro in modo circolare e ci stanno portando appunto a questa crescita incontrollabile. Per cui dobbiamo capire queste cose se vogliamo veramente, se è possibile ancora programmare il futuro, ma forse con l'aiuto dell'intelligenza artificiale potremo fare qualcosa. Quindi, scusate, chiedo scusa per la mia voce, ma che viene dal passato profondo. Quindi estendere il corpo con le tecnologie intelligenti non è una metafora, ma è proprio un meccanismo. E Emiliano vi dimostrerà come un meccanismo biologico che può essere studiato in laboratorio, tant'è che gli altri colleghi, membri di questo panel che non ci sono oggi con noi, li studiano in laboratorio, e anche Emiliano è coinvolto in questi tipi di studi. Quindi non teorie e lucubrazioni filosofiche, questi meccanismi di estensione del corpo e della mente sono basati sulla biologia nostra. Ovviamente questi collegamenti possono includere il link che ha costruito Elon Musk e che ha provato recentemente. Quanti di voi hanno visto la dimostrazione? Un paio. Vabbè, andate a vederla perché è interessante. Elon Musk ha costruito un'interfaccia che permette di collegare il cervello di un maialino, il maialino Gertrude, al computer, e lui può mostrarvi sullo schermo le attività neurali di quel maialino. Per esempio ci sono molti neuroni sul muso dei maiali che amano grufolare. Per chi non lo sapesse, spieghiamo che chiaramente la finalità di Elon Musk è collegare poi questo collegamento neuronale invece al cervello del essere umano, quindi è una fase di test, una fase sperimentale. Voi sapete che i maiali, per quanto ci possa sembrare buffo, spesso vengono utilizzati durante le sperimentazioni, perché condividiamo molto con i maiali, non solo con le scimmie e con i topi, insomma queste sono le tre specie che normalmente vengono utilizzate. Quindi sta cercando di collegare il cervello umano a una macchina, quindi a un'intelligenza artificiale, questo è almeno l'obiettivo. Poi chiaramente dovremmo vedere se mai ci riuscirà.
Comunque lo scopo del nostro esercizio oggi a ESOF è quello di dimostrare che questo collegamento o questa estensione del corpo e della mente può avvenire con qualsiasi oggetto e ambiente. Ed è un meccanismo. Quindi in realtà non c'è bisogno della macchina di Elon Musk, fondamentalmente. Questo è uno degli elementi che vorremmo far emergere, che in realtà questa relazione già esiste, un po' come fare l'esempio del ragno, che è molto interessante, insomma, il ragno della ragnatela, che in qualche maniera diventa anche un elemento abbastanza esemplificativo di ciò che già avviene tra il nostro cervello e appunto questo mondo che chiamiamo genericamente internet. Sì, non siamo solo noi appunto che ci colleghiamo attraverso la rete, ma anche il ragno, la ragnatela non la usa solo per catturare passivamente una mosca o un altro insetto, la usa come un sensore, fa parte della sua mente. Il ragno pensa con la ragnatela, lui tira un filo e per lui tirare un filo è come per noi fare questo gesto, cioè per ascoltare in una particolare direzione. Per cui con la ragnatela il ragno lavora, quindi pensa e fa le cose finalizzate e riesce a distinguere se sulla ragnatela è caduta una mosca oppure un pezzo di foglia o siete voi che tirate molliche. Questi sono anche risultati di esperimenti che sono stati fatti, quindi anche qui sottolineiamo il fatto che siamo abbastanza confidenti sul risultato di queste cose che sta raccontando Claudio. Quindi vi ho parlato del grande problema di creare questa nicchia globale che ci porta a distruggere in pratica noi stessi, perché consumiamo, non è che il pianeta abbia bisogno di noi, anzi, per cui ci stiamo un po' autodistruggendo come gli abitanti dell'isola di Pasqua che avevano buttato giù tutti gli alberi dell'isola. Poi ci sono altri rischi da considerare che riguardano invece le tecnologie digitali. Adesso veniamo a bomba, veniamo al discorso delle tecnologie digitali anche. Intanto appunto Max aveva menzionato che possiamo, che usando Google o usando altre funzioni possiamo delegare capacità cognitive, magari poi non ritorneremo su questo dopo. Quindi questa delega massiccia di nostre capacità, prima abbiamo iniziato molto tempo fa ovviamente con gli strumenti litici e il fuoco e poi sempre di più adesso con tutti questi oggetti, ci sono aspetti di cognitivi, perché stiamo delegando funzioni cerebrali, e dopo riprenderà forse anche Emiliano questo, per cui il cervello tende a non usare più se noi deleghiamo a componenti esterne questa funzione. Per esempio c'è uno studio recente, scusate, su Google, su Science, dove hanno dimostrato che si perde proprio la memoria usando Google e il cervello utilizza quelle parti di neuroni che non usiamo più per ricordare quell'informazione, le ricicla per darci dei metodi migliori per cercare l'informazione, quindi non dobbiamo più ricordarle. Per cui avvengono questi cambiamenti, quindi l'evoluzione continua. Perché ricordiamolo, il cervello, poi spesso lo dimentichiamo, è un po', adesso voglio fare questo, voglio creare questo link, questa relazione che ci fa comprendere, un po' come se fosse un muscolo, cioè pensate che durante l'evoluzione dai primi ominidi all'Homo sapiens il cervello ha sviluppato una massa pari a 3 volte quella iniziale, no? Corretto? Quindi diciamo il cervello, che era una massa molto piccola, proprio attraverso le prime attività degli ominidi si è sviluppato. È chiaro che possiamo anche pensare che non utilizzandolo potrebbe in qualche maniera regredire, oppure come stavi raccontando tu, alcune parti del cervello potrebbero essere utilizzate per altre funzioni. Qui c'è qualcuno che vede il bicchiere mezzo vuoto, qualcuno il bicchiere mezzo pieno, cioè perché dal punto di vista cognitivo non ha importanza se il nostro cervello perde pezzi, perché tanto li rimpiazziamo con pezzi più potenti, Google e tutto il resto. Però qualcuno come me è più pessimista forse, perché stiamo
dando sempre meno un ruolo, c'è un ruolo decrescente per quanto riguarda il cervello nel nostro sistema cognitivo. Questo è un bene o un male, non so, per cui c'è un effetto comunque a livello di cognizione individuale e sociale, poi aumenta il nostro potere di connessione, di dialogo con gli altri umani, ovviamente grazie ai social networks e a tutto il resto. Comunque ne parleremo ancora con Emiliano, che anche lui ha varie idee su questi punti. Poi c'è il problema anche dei rischi sociali, politici ed etici dovuti al fatto di avere queste reti digitali nelle quali noi operiamo, vengono gestite da algoritmi intelligenti che possono vedere tutte le nostre mosse sulla nostra rete, per cui possono dedurre quali sono le nostre emozioni. Le emozioni hanno un ruolo importante nell'evoluzione umana, possono capire tante cose, possono per cui indirizzarci, magari, o qualcuno può usare questi algoritmi intelligenti, come ha fatto Cambridge Analytica, per farci votare a favore del Brexit, per far votare Trump, per fare queste cose. E anche so che in Europa, forse anche in Italia, qualcuno sta facendo pensierini, immagino, su queste cose. Per cui ci sono questi aspetti, e poi c'è l'uso dei nostri dati personali, perché appunto possono gestire questa informazione molto personalizzata. Per cui bisogna capire tutto questo per, se vogliamo andare serenamente verso un lungo periodo per l'umanità. Qui riassumo quanto vi avevo appunto detto. E bisogna avere, appunto, come metto qui, un approccio evolutivo, bisogna tenere conto di tutte questi parametri che stiamo discutendo in questa discussione. Qui avevo messo una figura che mostra Covid-19, un'immagine, l'intelligenza artificiale. E Covid-19, lo vedete anche se guardate la lista delle discussioni che abbiamo ad ESOF, è stato un grande campanello d'allarme e ci sta dando una grande opportunità, a parte i problemi di avere queste odiose maschere sempre addosso, l'opportunità di capire urgentemente una serie di problemi che ci stanno veramente, possono diventare letali, ma non per noi individualmente, per la specie umana. Di alcuni ne abbiamo parlato, e bisogna anche capire appunto il ruolo delle tecnologie intelligenti. Adesso molto lavoro, anche docenti come Barbara si stanno adesso stanno addestrando a fare appunto molta parte del loro lavoro, anche noi al centro di fisica, virtualmente, per cui dobbiamo imparare a vivere in un decente equilibrio nel mondo virtuale e nel mondo della nostra realtà classica, che poi è realtà fino a un certo punto, perché adesso ci sono varie discussioni su quanto sia oggettiva la realtà che noi percepiamo, perché anche quella è un modello che costruisce il nostro cervello con le poche informazioni che gli danno i nostri poveri sensi, per cui anche la realtà oggettiva ha vari problemi ultimamente, e adesso in più ci aggiungiamo la realtà virtuale, per cui le tecnologie intelligenti, mi pare che su tu, Barbara, mostrerai qualcosa, l'applicazione per lo sviluppo sostenibile, ci sono molte possibilità, quindi monitorare la salute pubblica, l'ambiente, capire quando verrà il prossimo picco di pandemia, quindi ci sono anche dei fisici di Trieste, poi come Vespignani, che adesso sono negli Stati Uniti, no, sempre il problema dei cervelli di cui tu parlavi prima, e che stanno usando le loro capacità di fisici dei sistemi complessi per capire come avvengono i contagi del virus, e poi bisogna avere appunto altri sistemi per andare a monitorare la salute. Anche mi ricordo di vedere anche in Cina, quando è iniziato il Covid-19, usavano per esempio droni che
andavano in giro a misurare la febbre della gente, a mandare informazioni, per cui tutto un grande uso di tecnologie digitali e algoritmi intelligenti. E anche c'è il Green Deal dell'Unione Europea e l'Agenda per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che promuovono l'uso delle tecnologie digitali per tutte queste cose che sto elencando, anche gestire i trasporti, ottimizzare l'efficienza energetica, anche e soprattutto le energie rinnovabili, non sono costanti come l'energia che otteniamo dai combustibili fossili che stanno distruggendo il pianeta. Bisogna gestirle perché ci sono alti e bassi, per cui servono appunto le tecnologie intelligenti per gestire le nuove energie. Per cui, sì, qui vedete che davamo il mondo una volta ai nostri discendenti, adesso in qualche modo ci mettiamo nelle mani dell'intelligenza artificiale, questo vuol dire, e anche molti dati di informazione, come vi mostrerà Barbara, sono estratti anche dai social networks, social media, con una combinazione di strumenti, con l'uso di crowdsourcing. Non so molto dei dettagli, ma Barbara Pernici vi dirà molto di più dopo. Ecco, quindi ho quasi finito la mia introduzione. Quindi connettere il cervello è l'argomento che viene discusso e continuerà dopo con Emiliano Brunner. Quali sono le regioni del cervello che sono evolute in modo da diventare un requisito per sostenere la nostra capacità di estendere il corpo e la mente? Sono strutture cerebrali che si sono evolute nell'arco appunto di milioni di anni e sono diventate disponibili. C'erano molte specie umane e una specie in particolare, Homo sapiens, ne ha fatto un uso particolare di queste capacità che erano emerse in precedenza durante un periodo in cui nelle specie umane, diverse specie umane, dicono siamo, non c'è una evoluzione lineare da una scimmia a Homo sapiens, a noi, al perfetti. La selezione naturale, la natura provano in tutte le direzioni, c'erano più di 10 specie umane con diverse strutture craniali, noi ce l'avevamo particolare e il mio collega vi dirà di più su questo. Comunque abbiamo usato delle capacità che erano evolute quando noi estendavamo la nostra mente, il nostro corpo appunto con cose semplici, strumenti litici, il fuoco e tutto il resto. Poi parleremo di come usiamo questa capacità e come integriamo gli strumenti nella macchina sensoriale del cervello. Di questo ha parlato il mio collega che lavora a un centro cognitivo in Olanda, Luc Miller, ne ha parlato a ESOF. Lui per esempio ha fatto degli esperimenti per dimostrare che quando un cieco, facciamo un non vedente, usa il bastone per vedere, tra virgolette, l'ambiente intorno a sé, sta proprio usando il bastone per vedere l'ambiente intorno a sé, solo che invece di usare i segnali che vengono dai neuroni collegati con i nostri occhi, usa le vibrazioni del bastone che vengono percepite dal suo cervello. E il suo cervello usa gli stessi circuiti neurali che in genere usa per gestire le immagini che arrivano dagli occhi, per gestire le vibrazioni del bastone. Quindi questo anche per darvi un'idea della plasticità di questo nostro cervello. Quindi non credo che parleremo molto più di questo, perché questo appunto non abbiamo il nostro collega con noi. E poi quali sono i problemi che potrebbero derivare, magari dopo anche quando Barbara va presentato. E adesso come ultima slide volevo solo mostrarvi, perché qui parliamo di estendere, connettere il cervello. Il cervello si connette con oggetti e ambiente. La mente si estende in seguito a queste connessioni, interazioni. Per esempio, qui vi mostro come il cervello,
ovviamente è collegato con il corpo, anzi il cervello pensa con il corpo. Le nuove neuroscienze ci dicono che il cervello non serve solo per mandare dei segnali alle nostre gambe per camminare o dei segnali per muovere le braccia. Il nostro cervello ragiona con il nostro corpo, cioè il nostro sistema neurale motorio è usato per la nostra cognizione. Però qui vedete tutta questa complessa serie di interazioni che ci sono tra il cervello e l'ambiente, attraverso appunto il corpo, gli oggetti, e poi c'è anche il grande ruolo della cultura che viene poi anche trasmessa ai nostri discendenti, per cui noi ai nostri discendenti trasmettiamo geni, ovviamente, dal rapporto tra madre e padre, idee verbalmente, quando appunto trasmettiamo aspetti culturali che i nostri figli e i nostri nipoti imparano, però trasmettiamo anche questa costruzione di queste nicchie ecologiche, neurali, cognitive di cui vi ho parlato. All'inizio. Tra l'altro, come dice anche il professor Irichi, il nostro collega, questo viene con metodi, queste trasmissioni possono avvenire velocemente con metodi epigenetici, quindi non modificando le singole letterine del nostro DNA, ma cambiando l'ambiente chimico del DNA, e questo può avvenire in tempi molto, molto rapidi. E quando parliamo di ambiente, e voglio appunto fino a quando ci siamo autodomesticati circa 100.000 anni fa, di questo non abbiamo tempo di parlare, ma fa parte di tutto lo schema. Ci sono nuovi concetti che appaiono adesso negli studi sull'evoluzione umana, di cui non si sente molto parlare nemmeno nelle università italiane che studiano antropologia, paleoantropologia, ma voi siete fortunati e vi parliamo di questo anche. Con l'autodomesticazione, con l'autodomesticazione abbiamo imparato a interagire con una moltitudine di persone, e adesso ci sono vari lavori su questo aspetto. Poi sono emersi i neuroni specchio, che li ha scoperti poi un italiano, il professor Giacomo Rizzolatti. Rizzolatti l'avevo invitato a venire a ESOF, però dopo, visto che aveva bisogno di molto spazio, lo abbiamo delegato al Friuli, per cui ha fatto degli interventi a Cividale nell'ambito di Mittelfest, parlando proprio dei neuroni e del loro ruolo, dei neuroni specchio e del loro ruolo che hanno per l'empatia, anche per la lettura della mente, perché voi, quando voi potete parlare, leggere la mente degli altri, potete interagire in modo molto efficiente. E tutto questo è iniziato appunto quando abbiamo sviluppato questi strumenti circa 100.000 anni fa, possiamo dire, tra 100 e 50.000 anni fa. Quindi c'è estendere la mente nell'organismo sociale e poi nelle tecnologie intelligenti. Il mio collega Irichi è molto ottimista, perché dice che quando svilupperemo anche l'intelligenza artificiale, magari generale, riusciremo a riequilibrare di nuovo tutta questa triade di nicchie che ci siamo costruiti. Tra parentesi, anche gli scimpanzé hanno una triade di nicchie, solo che non hanno le nostre capacità di comunicare, non hanno il nostro cervello per fare tutto quello che possiamo fare noi. Penso di avervi dato un po' abbastanza un'immagine di allora, dove vogliamo andare. Grazie. Grazie mille Claudio. Chiaramente applaudite perché sennò... Chiaramente la società ha già rilevato una certa criticità nell'utilizzo delle tecnologie digitali, la società ne sta già dibattendo a livello ampio, economisti, sociologi hanno già affrontato il tema. Secondo me è particolarmente interessante il fatto che siano degli scienziati ad affrontare questa tematica, perché questo ci permette di aggiungere anche dei contenuti più o meno oggettivi, insomma sappiamo che la scienza non riesce a dare tutte le risposte, però ci permette di dare dei contenuti a un dibattito che è rilevante. Insomma, pensate quando raccontiamo che l'arrivo di internet in qualche maniera ha modificato il nostro approccio alle cose,
rifaccio l'esempio molto banale della memoria, ma pensate come potrebbe cambiare per esempio invece il cervello del essere umano per la nuova generazione, la generazione dei nostri figli che nascerà invece, che cresce direttamente in un nuovo mondo digitale, quindi delegando delle cose ma magari utilizzando, insomma qui dobbiamo essere anche molto aperti e molto laici da questo punto di vista, magari utilizzando anche le risorse, la forza degli strumenti digitali in una maniera che per noi risulta assolutamente impossibile perché siamo nati diciamo in un altro mondo, insomma, quindi dobbiamo sul serio sperimentare, dobbiamo sul serio approfondire anche dal punto di vista scientifico il tema. Allora Claudio, ci hai dato tantissimi spunti, ne ripasso solo un paio perché mi sembrano particolarmente interessanti. Quando parlavi delle cattive notizie, soprattutto per chi è razzista, è interessantissimo perché proprio durante il periodo dell'elezione di Trump hanno fatto questo esperimento sociologico negli Stati Uniti, sono andati, vi ricorderete che c'era tutto il dibattito sul muro da costruire tra il Messico e gli Stati Uniti, sono andati dagli americani e hanno detto ma tu sei favorevole o contro, e se uno rispondeva sì io sono contro gli ispanici, sono terribili, non sanno gestire, non sono come noi americani, gli facevano il test genetico e gli dimostravano che, adesso vado a memoria quindi potrei sbagliarmi, ma un americano su tre ha chiaramente del DNA di un ispanico nel sangue, perché molti sono arrivati e poi chiaramente si sono integrati assolutamente, quindi è interessante come la genetica poi ci aiuti sul serio a ricordare quante nostre posizioni sociali e politiche sono del tutto sbagliate, insomma, da abbandonare chiaramente, insomma. E poi sul fatto delle relazioni che tu raccontavi, adesso stiamo chiaramente ragionando sulle relazioni tra l'intelligenza artificiale e il Covid, ma pensate che questa relazione tra virus e tecnologia c'è sempre stata, insomma, pensate che insomma in questo periodo l'avrete letto, insomma durante il periodo del Covid è stato ricordato moltissimo come si è diffusa per esempio la peste nera nel 1300 in Europa, e particolarmente interessante il fatto di sottolineare come anche allora arrivò dalla Cina, ma arrivò attraverso le navi dei genovesi, insomma i genovesi erano, sapete benissimo, erano grandissimi navigatori, e arrivò appunto diciamo i commercianti genovesi portavano la peste nera dall'Asia all'Europa esattamente come è avvenuto oggi, solo che al tempo ci volevano anni perché la tecnologia appunto era quella delle barche a vele, quindi ci volevano anni per fare questo tragitto. Adesso la tecnologia dell'aereo, insomma, è banale ricordarlo, ma è stata la tecnologia dell'aereo che ha fatto esplodere il SARS-CoV-2, insomma, il virus che stiamo affrontando attualmente. E volevo soltanto aggiungere una piccolissima postilla, tu hai parlato di odiose mascherine, sottolineo odiose ma necessarie, insomma, sì. Perché poi insomma, le persone davanti a noi giustamente le stanno tenendo e tutti le dobbiamo tenere, per quanto odiose sono, pare una delle soluzioni migliori e più pratiche per affrontare l'attuale situazione. Allora a questo punto darei la parola a Emiliano Brunel che ci sta ascoltando dalla Spagna e che come abbiamo ricordato è un neuropaleontologo e quindi ci permetterà di comprendere sul serio come si è sviluppato questa parte del cervello dell'Homo sapiens utilizzando gli utensili, laddove abbiamo detto dobbiamo pensare anche alle tecnologie digitali come degli utensili espansi. Prego Emiliano, grazie di essere intervenuto. Allora, ciao a tutti, spero che mi sentite bene? Sì, ti sentiamo benissimo. Perfetto, perfetto. Allora, ciao a tutti quanti, come ha spiegato Claudio, ieri abbiamo organizzato una tavola rotonda a ESOF e oggi quello che faccio io un po' è raccontarvi un po' l'aspetto evolutivo che abbiamo discusso ieri a ESOF, e quindi parlerò un po' di appunto estensione cognitiva dentro una prospettiva di evoluzione umana, no? Allora, questo è uno schema che ci ricorda appunto questa ipotesi, chiamiamola ipotesi o teoria, meglio una teoria, la teoria della mente estesa, della cognizione estesa. In genere abbiamo sempre visto la mente, ovvero la cognizione, come un prodotto del cervello. Invece questa teoria della mente estesa propone un'alternativa. La mente non come un prodotto del cervello, ma innanzitutto come un processo, non un prodotto, un processo. Ma soprattutto un processo che nasce, si innesca quando interagiscono il cervello, il corpo e l'ambiente esterno. Ambiente esterno evidentemente intendiamo anche la tecnologia. Allora, in questo caso, dobbiamo pensare che la tecnologia appunto non è un prodotto del processo cognitivo,
ma è un elemento attivo di questo processo cognitivo. E ovviamente il corpo è il ponte tra il nostro sistema nervoso centrale e appunto gli strumenti che compongono il nostro apparato tecnologico. Allora, innanzitutto troviamo una difficoltà, perché noi sempre, la nostra cultura è sempre stata abbastanza dualista, no? La divisione entre mente e corpo, però evidentemente se incominciamo a pensare che il corpo sia un elemento attivo del processo cognitivo, ovvero del processo mentale, evidentemente questa distinzione tra mente e corpo non ha più senso, essendo ovviamente il secondo un elemento costitutivo della prima, no? Quindi dobbiamo cambiare un po' la prospettiva, dobbiamo un po' cambiare la mentalità, e ci costa un po' pensare che vedere questo processo cognitivo fuori dal cervello, addirittura utilizzando elementi e componenti del nostro stesso corpo. Però soprattutto appunto dobbiamo portare il processo cognitivo fuori dell'organismo. Abbiamo da sempre, da tantissimo tempo, abbiamo pensato, e perlomeno la nostra cultura occidentale ha pensato, che questa fosse la macchina pensante, ovvero il cervello fosse la macchina pensante, ma forse allora dobbiamo incominciare a vedere le cose in una forma differente. Forse la macchina pensante è questa che state vedendo adesso, ovvero il nostro sistema nervoso centrale, ma anche tutte le periferiche a cui è costantemente agganciato, elementi periferici extracorporali che ci permettono evidentemente di estendere e di espandere le nostre capacità cognitive. E dovete sapere che nel cervello abbiamo due zone, una zona somatica, diciamo che è quella che riceve le informazioni sensoriali del nostro corpo, e una zona motrice che, diciamo, comunica i movimenti alle zone, alle varie parti del nostro corpo. Ecco, se noi disegniamo tutte le nostre parti del corpo su queste aree corticali, troviamo appunto aree che corrispondono alla mano, al piede, alla testa, al collo, alla lingua, alla bocca. E questo omino che si disegna è stato chiamato omuncolo. Ecco, adesso questo omuncolo non è proporzionale davvero al nostro corpo fisico, ma è proporzionale alle nostre, per esempio, capacità sensoriali. Le parti che sono più attive sensorialmente saranno più grandi, più rappresentate, le parti che sono meno attive sensorialmente sono meno rappresentate. E questa è un'immagine più o meno di come appare il nostro omuncolo cerebrale. Vedete che la parte più grande sono le mani. Le mani sono, diciamo, il nostro sensore principale, e sono, spesso e volentieri possiamo dire proprio che pensiamo con le nostre mani. E poi se fate caso vedete che la seconda zona per importanza è precisamente la bocca, no? Una zona con moltissimi strumenti sensoriali, e questa è anche, diciamo, la ragione perché ci piace tanto, no? Baciarci e darci baci. No? Se andiamo a vedere allora come questo omuncolo si organizza nello spazio fisico dell'ambiente dove ci troviamo in qualsiasi momento, scopriamo che ci sono almeno tre spazi che il cervello interpreta proprio grazie all'estensione del corpo. Se un oggetto è esterno al raggio d'azione del corpo, diciamo che quell'oggetto è in uno spazio extrapersonale. E il cervello lo interpreta secondo un criterio particolare. Quando quello stesso oggetto entra nel raggio d'azione fisico del corpo, ma il corpo non lo sta toccando, diciamo che quello oggetto è entrato nel nostro spazio peripersonale e già il cervello si mette in allerta perché interpreta quell'oggetto come un possibile strumento. Nel momento che la nostra mano tocca fisicamente l'oggetto, a quel punto l'oggetto viene incluso nello spazio personale e il cervello allora include lo stesso oggetto dentro dello schema stesso del corpo. Ma più o meno il processo è questo. Immaginate la nostra mano che si chiude sull'oggetto, trasformandolo in strumento. La prima cosa che succede è una risposta del fisico, del corpo, dei muscoli, dei connettivi, delle ossa, del sistema propriocettivo, ossia di come io sento il mio corpo. Lo strumento viene integrato nella struttura del corpo, ovvero se io
prendo un oggetto, tutti i miei muscoli si riequilibriano per poter includere questo oggetto nell'architettura dei bilanci gravitazionali e muscolari del corpo. Quello che succede poi è che il cervello integra quello strumento nello stesso schema del corpo. È l'esempio che faceva Claudio del bastone del cieco. Il cervello del bastone del cieco non sa che quello è un bastone, pensa che sia un braccio molto molto lungo, no? E l'ultima tappa è quella di integrazione. Lo strumento viene integrato nel sistema cognitivo, ovvero c'è un continuo scambio tra strumento, corpo e cervello per generare una nuova funzione, un nuovo processo, una nuova capacità di pensare. Tutto questo è molto difficile da testare dentro un laboratorio, perché la nostra scienza è una scienza molto riduttiva. Qua invece avremo bisogno di strumenti tecnici che possano studiare olisticamente questi sistemi integrati. E allora, diciamo, le cose che bisognerà fare per incominciare a validare questa teoria della mente estesa, primo sarà considerare se davvero corpo e tecnologia sono parte di questo processo, e qua ci sono delle questioni neurobiologiche e altre che sono prettamente filosofiche. Due, bisognerà quantificare in che grado sono parte del processo evolutivo e del processo cognitivo, ovvero se hanno un peso maggiore o minore nel processo cognitivo. E tre, finalmente bisognerà capire quali sono i loro ruoli, che cervello, corpo e tecnologia abbiano o ci siano elementi del processo cognitivo non vuol dire che abbiano gli stessi ruoli, quindi bisognerà capire che ruoli hanno dentro della nostra capacità percettiva e analitica. Io mi occupo anche, appunto, come raccontava Claudio, di fossili e di ricostruzione di anatomia cerebrale negli ominidi estinti. È un campo che si chiama paleoneurologia, che si sviluppa grazie alle tecniche digitali di anatomia digitale e morfometria computerizzata che abbiamo oggigiorno. E appunto si tratta di ricostruire un po' l'anatomia del cervello di specie fossili per capire come sono cambiate le proporzioni o il tipo di relazione tra cranio e cervello all'interno della filogenia, della filogenesi e dell'evoluzione umana, no? Beh, quando queste tecniche hanno cominciato a dare i loro primi risultati, una cosa che abbiamo scoperto è che i lobi parietali del cervello, che sono quelli che vedete là rappresentati nel modello, i lobi parietali sono molto grandi in Homo sapiens, ossia Homo sapiens ha dei lobi parietali estremamente grandi, se li compariamo con un neandertaliano, un Homo erectus, un Homo heidelbergensis, un Homo habilis. Quindi c'è questa regione del cervello è particolarmente espansa solamente nella nostra specie. Se compariamo il nostro cervello con il cervello delle grandi scimmie, scimpanzé, gorilla, orangutan o degli altri primati, scopriamo che effettivamente questi lobi parietali, in particolare i lobuli parietali superiori, sono anche molto più grandi e complessi nella nostra specie, appunto, che in uno scimpanzé. Ci sono due strutture che sono quelle che io studio principalmente, si chiamano precuneo e solco intraparietale. Sono appunto il precuneo e quello che vedete lì in rosso. Ecco, questi elementi della corteccia cerebrale sono molto molto più grandi nella nostra specie Homo sapiens che non in uno scimpanzé o in un altro primate non umano. Il precuneo è un elemento fondamentale che fa da ponte tra il corpo e la visione, ovvero integra le informazioni degli occhi e integra le informazioni del corpo insieme. Le informazioni del corpo siamo noi stessi, quello che abbiamo dentro, le informazioni della visione sono quello che c'è fuori. Quindi è un'integrazione tra quello che c'è dentro e quello che siamo noi, tra quello che c'è fuori e quello che siamo noi con il nostro proprio corpo. No? Si chiama integrazione visuo-spaziale. Ed è una porta a una serie di processi cognitivi che possiamo chiamare cognizione corporale, è fondamentale per esempio all'immaginazione visuale, ed è, diciamo, una zona che genera e coordina quello che può essere lo spazio fisico del nostro corpo, ma anche lo spazio cronologico, cioè il nostro corpo immaginato ieri, un anno fa o tra una settimana, e anche lo spazio sociale, il mio corpo rispetto, io come corpo rispetto alle altre persone
utilizzando il corpo appunto come unità di misura, nello spazio, nel tempo e all'interno del gruppo sociale. L'altra struttura di cui vi ho parlato è questo solco intraparietale. Il solco intraparietale anche è molto più complesso nella nostra specie che in altri primati, ed è proprio l'area corticale che è implicata nella coordinazione tra occhio e mano e tra mano e tecnologia e strumenti. Tutto il corpo è interfaccia tra esterno e interno, però evidentemente la mano e l'occhio sono le porte principali, no? Il mondo entra dentro di noi soprattutto attraverso gli occhi, è il nostro organo più specializzato, e noi interagiamo poi con il mondo soprattutto grazie alle nostre mani. Ecco, tutto questo noi stiamo cercando anche un po' di portarlo dentro le prospettive neuropsicologiche che possiamo applicare alle specie estinte. È un campo che si chiama archeologia cognitiva e che è appunto, è, diciamo, più o meno lo studio neuropsicologico di questi di quei comportamenti che sono associati al registro archeologico, in particolare in questo caso al registro dell'archeologia preistorica. Evidentemente non abbiamo il cervello di un Homo erectus o di un Homo heidelbergensis, quindi non possiamo analizzare le funzioni visuospaziali, dobbiamo analizzare i comportamenti visuospaziali, utilizzando informazioni che vengono dalla paleontologia, dall'archeologia, dall'ecologia, dall'anatomia. E un caso interessante sono per esempio i neandertaliani. Sono un caso interessante perché avevano un cervello più o meno le dimensioni sono simili alle dimensioni del nostro cervello. Quindi diciamo, sono un caso interessante per confrontare due specie, loro e noi, che abbiamo raggiunto una dimensione cerebrale molto simile. Beh, nei neandertaliani i lobi parietali erano molto ridotti, non erano espansi come nella nostra specie, non avevano apparentemente strumenti di propulsione, arco, freccia, lanci che si potevano tirare, cacciavano più che altro fisicamente andando contro la terra. La cultura grafica era assente o limitata, soprattutto se la confrontiamo insomma, con la nostra cultura grafica, tutte cose queste che implicano evidentemente capacità visuospaziali, ma soprattutto avevano anche una particolarità. Se consideriamo l'interfaccia corpo e il gioco occhio-mano, i neandertaliani avevano bisogno dei loro denti. I neandertaliani utilizzavano i denti come terza mano più di qualsiasi popolazione di Homo sapiens attuale o passata. Utilizzavano i denti per qualsiasi cosa, per manipolare qualsiasi cosa, tanto che poi avevano delle tracce che ci raccontano tutta questa storia dell'utilizzo della bocca come terza mano. È chiaro, non è una scelta ottimale, perché all'epoca se ti rompevi un dente, diciamo che i dentisti non li avevano ancora inventati e quindi rischiavi grosso, perché con un'infezione ci lasciavi la vita, avevi problemi a mangiare, eccetera, eccetera. Voglio dire, utilizzare i denti non è un'idea molto buona, devi utilizzare strumenti, anche strumenti di pietra, e quindi sembra un po' che sia un rimedio in extremis, diciamo. Ci fa pensare tutte queste cose che abbiamo detto, tutte queste caratteristiche ecologiche, anatomiche e comportamentali, ci fanno pensare che probabilmente l'omuncolo dei neandertaliani non aveva questa grande mano tanto sensibile e questa grande capacità di integrare il nostro corpo attraverso delle loro mani con la tecnologia che loro stessi stavano sviluppando, no? E allora forse possiamo parlare a livello evolutivo di quella che definiamo capacità protesica, come appunto la capacità di delegare funzioni cognitive a elementi esterni, scaricando parte del processamento e delle informazioni a elementi periferici che sono esterni al corpo. E quando noi parliamo di cyborg, subito ci vengono in mente cose di fantascienza, ci viene in mente un assassino che ha un bazooka che gli esce dal braccio, però in realtà il primo cyborg è apparso 2 milioni di anni fa, quando un essere umano ha scoperto che se estendeva il suo corpo attraverso uno strumento di silice,
incominciava a poter fare cose che prima non poteva fare e quindi incominciava a pensare con criteri nuovi, una forma nuova di pensare, una forma nuova di ragionare, generando una cultura e un'economia e un'ecologia che aveva strettamente bisogno di quella estensione fisica per potersi sostenere. Quindi a un certo punto ha incominciato a utilizzare gli strumenti per aiutarsi e è finito a generare una cultura che è strettamente associata a quegli strumenti. La nostra forma di pensare, la nostra struttura cognitiva, la nostra nicchia ecologica, la nostra nicchia economica, queste nicchie non potrebbero più esistere senza la nostra tecnologia. Quindi siamo utilizzatori di strumenti a questo punto obbligati. Oggigiorno diciamo che anche se abbiamo tutti questi strumenti digitali, abbiamo continuamente bisogno delle nostre mani e del nostro corpo per connetterci, no? a tutto questo. Di fatto la stessa parola digitale viene da digitus, no? Latino che vuol dire dito, no? E oggigiorno tutte queste cose sono le grandi frontiere della cibernetica, della robotica, no? Cioè, esiste il famoso paradosso cibernetico: noi non competiamo con le nostre macchine con le loro capacità di calcolo o con le loro capacità mnemoniche, no? Però ancora non siamo riusciti a costruire un robot che possa camminare decentemente senza cadere ogni volta. Quindi sembrerebbe che, diciamo, a livello cibernetico la locomozione e la gestione del corpo sia qualcosa molto più complesso che non calcolare o ricordare, no? E anche a livello di comunicazione remota siamo riusciti a comunicare in remoto il suono già da tanto tempo, siamo riusciti negli ultimi decenni anche a sviluppare una comunicazione visiva a distanza, che è quello che stiamo facendo proprio adesso, ma ancora non sappiamo bene come comunicare in remoto il tatto che alla fine sembrava fosse la cosa più semplice, e invece si è scoperto che proprio è il senso più difficile che abbiamo per poter capire e per poter riprodurre digitalmente. Tutte queste tecnologie stanno aumentando il livello di complessità strutturale, architettonica e cognitiva del nostro quotidiano e ci fanno capire sempre di più che esiste un confine impreciso e decisamente sfocato tra cervello, corpo e tecnologia. Molte grazie. Allora, grazie mille Emiliano, facciamo un applauso per questa stimolante presentazione. In particolare una slide mi è piaciuta moltissimo, quella in cui manifestavi appunto la teoria della mente estesa, hai fatto vedere un cervello con diversi oggetti tecnologici intorno, cioè una matita, un telefono, un computer, degli occhiali. Mi piace sottolineare che tutte queste tecnologie sono nate in Italia, insomma, ricordiamo, gli occhiali sono nati nel 1200 a Venezia, la matita è nata dai coniugi Bernacotti, il computer ha diversi elementi italiani, insomma, passiamo dalla scoperta del vuoto da parte di Torricelli a Federico Faggin, ancora in vita, che ha sviluppato il microprocessore, il telefono è stato inventato da Meucci, quindi possiamo dire che se riusciva a dimostrare questa teoria della mente stessa, potremmo scrivere mente stessa made in Italy sostanzialmente, perché le principali tecnologie le abbiamo sviluppate qui. Molto interessante quello che ricordavi dei robot, perché anche qui purtroppo abbiamo un elemento di propaganda di cui, lo sottolineo, noi giornalisti siamo responsabili, perché spesso si trasmettono idee sbagliate, insomma quello che raccontava Emiliano è assolutamente corretto, noi vediamo anche magari in televisione o sui giornali o su internet questi robot che fanno le scale, la realtà lo sappiamo è che tentano di fargli fare le scale 100 volte, 99 cadono, 99 volte cadono, una volta ci riescono e chiaramente poi noi vediamo l'unico video in cui riescono, ma i dati sono assolutamente fallimentari da questo punto di vista, anche se parliamo delle grandi società più evolute al mondo, la Boston Dynamics è una di queste, insomma è stata famosa perché è appartenuta anche a Google, tentavano di sviluppare dei bipedi, non ci sono riusciti, tant'è che adesso stiamo sviluppando dei quadrupedi, perché chiaramente è molto più facile fare
robot che ha quattro zampe invece di un robot che ha due gambe come l'essere umano. E proprio utilizzo l'elemento della propaganda per introdurre Barbara Pernici, perché proprio anche nel campo dell'intelligenza artificiale c'è stato effettivamente un elemento di propaganda molto forte legato proprio al mondo degli scacchi. Pensate, ricorderete, negli anni 90 c'erano state le famose partite tra Kasparov e i computer dell'IBM, insomma, io le ricordo assolutamente con grandissimo interesse. Fu il primo grande scontro tra l'intelligenza artificiale e l'essere umano, e peraltro Kasparov perse in quel caso alla... adesso non ricordo il numero di partite, comunque alla fine perse. Più di recente il tema è stato rilanciato con il Go. Sapete che, diciamo, si dice che la dama cinese, appunto detta anche Go, è considerato un gioco addirittura più complesso degli scacchi dal punto di vista statistico per il numero di mosse. Effettivamente io ho provato a giocarci con mio figlio, un mal di testa terribile, peraltro dalla seconda partita ha iniziato a battermi irrimediabilmente, insomma, quindi è stato un altro esempio di naïd, no? Di incapacità di adattarsi a nuove cose a una certa età. Però l'altro elemento, insomma, anche qui c'è stato effettivamente un elemento di propaganda che sostanzialmente ci spinge a pensare che l'intelligenza artificiale sia qualcosa che ci sta venendo contro, insomma. Quindi qua lascio la parola a te, Barba, per raccontare che in realtà forse c'è un doppio, possiamo dire che c'è un doppio binario. Sicuramente su alcune cose c'è il rischio che i computer ci sostituiscano, ma in realtà forse l'elemento più interessante è pensare a un binomio in cui l'intelligenza artificiale aiuterà l'essere umano a risolvere più velocemente, più prontamente alcune problematiche. Bene, grazie Massimo per l'introduzione. E io sono molto contenta di essere qua a Trieste a parlare di questi argomenti, perché io sono nata a Trieste e quindi è un po' un ritorno, diciamo, alle origini, questa mia partecipazione. Ecco, abbiamo parlato qua di strumenti anche, abbiamo parlato di strumenti, però strumenti molto fisici, cioè lo strumento, diciamo, che prendo in mano, con cui mi aiuto. Abbiamo parlato anche di strumenti di tipo cibernetico, quindi le protesi, eccetera. È chiaro che quando parliamo di tecnologie dell'informazione spesso questa fisicità non c'è. Quindi abbiamo delle tecnologie che si sviluppano, ma sostanzialmente l'umano non vede direttamente, ma le vede solo nei loro effetti, nella possibilità di utilizzarle, ma non hanno questa fisicità che contraddistingue quello che abbiamo visto allora. Io volevo chiedere le slide, se riusciamo ad averle. Ecco, grazie mille. Ecco, e quindi io partirei da questo, e appunto ovviamente dal background che ho avuto nel passato di scacchista, per discutere alcune di queste possibilità che noi abbiamo in questo uso di tecnologie che sono non tanto fisiche, ma che comunque ci consentono di aumentare le nostre capacità. E vorrei parlare di due aspetti in particolare, appunto gli scacchi, perché sono stati appunto un po' il sogno in realtà dell'informatica sin dall'inizio e anche prima dell'informatica. Già tra il 700 e l'800 c'era questo sogno di automatizzare il gioco degli scacchi, un gioco antichissimo. Già nelle tombe egizie si trovano scacchiere con dei pezzi che assomigliano molto ai nostri pezzi attuali, e che però rappresenta delle sfide particolari per una sua automatizzazione. Quindi vorrei partire da questo, perché sicuramente è stato, diciamo, un po' il punto di partenza per l'informatica, per la prima intelligenza artificiale. Adesso siamo in una fase in cui abbiamo si parlava Massimo di propaganda, ma sicuramente abbiamo una fase di sviluppo abbastanza esplosivo di alcuni tipi di tecnologie informatiche che sono molto interessanti in questo momento. E quindi vorrei parlare un po' di scacchi, ma anche vedere, esplorare altre possibilità che possiamo avere. Si è parlato prima di social media, del fatto che è possibile comunicare a distanza, e questi social media contengono tantissime informazioni che possono essere utilizzate anche per non solo per lo scopo primario, quello che è
di comunicare o di mettersi in rete con social network, eccetera, fra persone, ma anche per estrarre delle informazioni che possono essere utili per anche scopi di tipo diverso che non è la comunicazione diretta. Ad esempio, l'esempio che faremo è il fatto di estrarre delle immagini che possano dare delle evidenze nel momento in cui avviene un disastro naturale, tipo un'alluvione, come nel caso di questa figura, delle evidenze immediate, perché ci sono delle persone che vedono l'evento e questo evento può essere usato, queste immagini possono essere utilizzate da parte di chi poi deve andare a soccorrere le popolazioni che sono colpite e sono sostanzialmente disponibili immediatamente. C'è un piccolo problema però, e che mette diciamo in comune aspetti comuni nell'esempio diciamo degli scacchi, l'esempio delle immagini che posso trovare ad esempio su Twitter, che è l'esempio che portiamo qui, che i post che vengono pubblicati ogni giorno sono milioni, e quindi trovare l'immagine interessante fra questi milioni di tweet è difficilissimo. E quindi qual è il problema che noi abbiamo in comune in questi due casi? Che in realtà sia nel gioco degli scacchi che anche nella ricerca di informazioni, in una situazione in cui noi abbiamo appunto milioni, decine di milioni di post che vengono pubblicati ogni giorno sui vari social media, e trovare, sfruttare diciamo queste informazioni, ma trovandole nell'ambito di una serie di possibilità che enormemente grande. Partiamo dagli scacchi. Gli scacchi appunto rappresentavano per questo una sfida. È difficilissimo, partiamo da una presenza, da una premessa. Gli scacchi non sono un gioco risolto, cioè non sappiamo a oggi se vince il bianco oppure il nero, oppure se c'è un pareggio. Nessuno lo sa, perché nessuno è arrivato, nessuno ha potuto analizzare tutte le possibili le possibilità che ci sono nel gioco. Questo nonostante il gioco esista appunto da migliaia di anni. Perché sostanzialmente lo vediamo qua in un esempio. Partiamo da una. Quanti scacchisti ci sono in sala? Giusto per cui. Io oso alzare le mani, ma sottolineo oso. C'è qualche scacchista. Allora, non parlerò diciamo di mosse di scacchi, però voglio dare l'idea. Partiamo da una posizione che è sempre la stessa. I bianchi sono schierati da una parte della scacchiera e i neri dall'altra parte della scacchiera. Ci sono alcune mosse legali che possono fare i pezzi degli scacchi. Ogni pezzo è caratterizzato da capacità diverse di muoversi e nelle varie situazioni. All'inizio il bianco può sostanzialmente spingere la fila dei pedoni, che è la seconda fila che vediamo lì, la stessa cosa può fare il nero, e i due cavalli. Quindi questo all'inizio dà sostanzialmente 20 possibili mosse, perché il pedone può essere spostato di una mossa oppure di due, e i cavalli possono andare sostanzialmente a destra e a sinistra, e quindi abbiamo in tutto 20 mosse possibili. Quando partiamo dall'inizio, appunto muove prima il bianco, risponde il nero, anche il nero ha esattamente le stesse possibilità, muovere i pedoni, muovere i cavalli, quindi solo dopo una mossa, quindi mezza mossa del bianco, mezza mossa del nero, ci troviamo con 420 diverse posizioni a disposizione. Ovviamente man mano che andiamo avanti nel gioco, noi non abbiamo sempre esattamente 40 mosse, però più o meno fra 30 e 40 mosse è la media, diciamo, le mosse disponibili. Ovviamente c'è un'esplosione di possibili posizioni e la difficoltà è appunto analizzarle tutte. Non è possibile con le capacità adesso dei calcolatori analizzare tutte queste mosse. E quindi è stato sempre un sogno quello di riuscire a capire come far fare giocare una macchina simulando diciamo la capacità dell'uomo di ragionare sulla posizione. L'uomo quello che fa è ragionare su una posizione per cercare qual è la mossa che pensa sia più utile per il giocatore per ottenere lo scopo, che poi alla fine è quello di catturare il re dell'avversario. Come diceva Massimo prima, ci sono state delle grandi sfide su questo. I primi calcolatori che giocavano a scacchi giocavano malissimo, sono comparse delle prime macchinette che giocavano a scacchi anche di uso diciamo popolare, quindi non solo i grandi calcolatori, e giocavano veramente male intorno agli anni
80, ma nel 97 c'è stato appunto il momento di svolta in cui il campione del mondo Kasparov ha accettato di giocare contro Di Blu e nella, diciamo, rivincita per la prima volta c'è stata la sconfitta del campione del mondo. Ovviamente dal 97 oggi sono passati molti anni e la tecnologia è evoluta. In questo momento non c'è più questa discussione se il calcolatore possa giocare meglio dell'umano a scacchi, perché ormai è fuori discussione, gioca molto meglio di qualunque umano. E quello che è successo poi nella storia dell'informatica, della computer chess, è quello di cercare di sviluppare dei calcolatori, dei programmi per calcolatori che giocassero fra di loro e con delle sfide appunto che annualmente vedevano contrapporsi dei calcolatori che cercavano di giocare sempre meglio. Però il gioco, diciamo, a questo punto non è più una questione del computer che gioca contro l'umano, perché appunto questo ormai è un, diciamo, non solo per giocatori medi, scarsi come sono sicuramente io, ma anche per i campioni, i grandi campioni ormai non è più possibile battere i programmi. Però ovviamente non è molto interessante giocare contro una macchina che ti batte sempre, perché alla fine quello che è divertente in un gioco è trovare un avversario con cui ci si sfida, no? Però possiamo vedere quello che è stato una possibile evoluzione di sistemi di questo tipo. Ad esempio, questa è una schermata tratta da un programma che si chiama lichess.org, che consente di giocare alle persone fra di loro online, ovviamente, sfidandosi, quindi sostanzialmente si gioca normalmente a scacchi fra persone. Però cosa interessante qui? Che all'interno di questo sistema è possibile anche analizzare le posizioni, e per fare questo viene usato il migliore programma che esisteva fino a qualche anno fa, che è Stockfish, che consente sostanzialmente di presentare alle persone, finita la partita, quali sono stati gli errori, proporre le mosse che sono le mosse migliori in un certo momento e quindi suggerire quella che poteva essere la mossa migliore in una certa posizione, e anche dare un numerino che dice quanto stava meglio il bianco oppure il nero in una certa situazione. Quindi questo consente di utilizzare queste grandi capacità computazionali, appunto, che ormai sono largamente disponibili. Ovviamente dobbiamo pensare, quando parliamo di Blue nel 97, avevamo un sistema che era dedicato a quel gioco, che anche conteneva dell'hardware specializzato, eccetera. Qui noi stiamo parlando di utilizzo di sistemi sostanzialmente con tecnologie che sono disponibili, e quindi di servizi che possiamo utilizzare. Chiunque di voi può andare su lichess.org e giocare, e non chiedono neanche la registrazione. Il servizio è assolutamente gratuito. Se volete avere poi dei punteggi, giocare, sfidare, diciamo, voi stessi per avere un punteggio e migliorare il vostro gioco, potete anche registrarvi. Quindi questo è un supporto all'umano a imparare a giocare meglio, a capire i propri errori, eccetera. Un'altra cosa che è successo, ovviamente, appunto, abbiamo detto dal 97 oggi sono passati tanti anni, è che quello che è il problema qui è cercare appunto di capire qual è la mossa migliore. Abbiamo detto ci sono tantissime possibilità, e quello che può succedere è che appunto qua vediamo una rappresentazione schematica di quello che succede quando si analizzano le posizioni. Se partiamo dall'alto, immaginate che ci siano solo due mosse, o vado a sinistra o vado a destra, e questo avviene, come vedete, per ciascuna delle posizioni. Prima abbiamo detto in realtà le mosse sono 40, questo è solo per schematizzare una situazione. Vediamo che anche solo ad avere due mosse ogni volta arriviamo rapidamente ad avere un numero elevatissimo di mosse. Quindi si sono sviluppati molto i metodi di ricerca in cui
cerchiamo di capire, di non andare a caso a fare queste ricerche per vedere qual è la possibilità di sviluppo del gioco, ma andarci a focalizzare, vedete ci sono delle zone più approfondite, più nere che vediamo sotto, andiamo a studiare soprattutto quelle posizioni che possono essere interessanti e quindi in questo modo noi non riusciremo mai ad analizzare tutto il gioco, però cercheremo di arrivare ad analizzare tutte le posizioni che possono essere interessanti per scegliere la prossima mossa in un modo corretto. Quindi i programmi attuali, adesso che giocavano a scacchi, appunto, tipo Stockfish, si specializzano molto a analizzare tantissime posizioni e di cercare di farlo però in modo selettivo, quindi andando sulle posizioni che sono più promettenti e quindi scegliere possibile, probabilmente la migliore, ma non c'è questa garanzia di scegliere la migliore. Però quello che è successo molto recentemente, a fine del 2018, è che è cominciato a esserci un altro completamente diverso approccio per giocare a scacchi con i calcolatori, ma non solo a scacchi. Come è stato detto prima, l'approccio è stato provato prima con il Go, e quindi il Go che era un gioco sostanzialmente che non era stato risolto perché i programmi tipo Stockfish o tutti quelli precedenti, quelli che giocavano a scacchi, erano basati sul fatto che io cercavo di esplorare le varie posizioni, ma nel programma anche andavo a inserire tutta una serie di regole del gioco, le regole che lo scacchista cerca di imparare quando impara a giocare. Ovviamente, a parte la teoria che c'è di aperture, di finali, ma anche ci sono delle regole, diciamo, di buon senso scacchistico. È meglio cercare di attaccare il re, ovviamente, cercare di conquistare uno spazio perché i propri pezzi possano giocare liberamente, quindi sviluppare bene il gioco, conquistare il centro. Ci sono tutta una serie di regole e quindi i programmi che hanno imparato nel tempo a giocare a scacchi sono stati soprattutto addestrati da dei giocatori umani, anche giocatori di ottimo livello, campioni del mondo, che hanno inserito la loro conoscenza del gioco all'interno di questi programmi. Invece, molto recentemente, appunto, prima col Go, poi con gli scacchi e poi anche con gli scacchi giapponesi, sostanzialmente è stato fatto un altro tipo di sviluppo di sistemi che giocano, che sostanzialmente non sanno giocare a scacchi. Partono giocando a caso delle mosse e giocando tante partite contro se stessi, quindi non addestrati su partite fatte da grandi maestri, grandissimi giocatori, eccetera, ma semplicemente giocando un po' alla rinfusa tantissime partite, quando dico tantissime ovviamente intendo milioni di partite, imparano man mano quelle che sono le scelte giuste e quelle sono le scelte sbagliate. Questo è appunto la base un grande insieme di sistemi di elaborazione automatica che noi abbiamo adesso, elaborazione automatica di immagini, elaborazione automatica appunto di posizioni di gioco, eccetera. Quindi non cerchiamo di mettere la nostra conoscenza umana all'interno del sistema, ma semplicemente il sistema impara da una serie di esempi. E quindi in questo modo io posso imparare, ovviamente come imparo? Con quello che è un apprendimento con rinforzo. Se una certa mossa mi ha portato a vincere la partita, probabilmente è una mossa buona, non lo so, ovviamente lo scoprirò solo dopo averci provato milioni di volte, se invece ho perso, probabilmente la mia posizione non era, la mia mossa non era buona. Quindi i programmi di questo tipo sostanzialmente raggiungono delle prestazioni che sono decisamente superiori a qualunque altro programma di gioco degli scacchi che esisteva prima. Quindi abbiamo ottenuto delle prestazioni in quest'ambito che hanno superato senza ormai più discussione tutti i sistemi precedenti, quindi
c'è stato nel 18 poi una serie di partite contro fra questo programma chiamato Alfa Zero, in realtà è una famiglia di programmi che usano queste tecnologie, che sono anche disponibili open source, e Stockfish, che era la generazione precedente, era il massimo della generazione precedente. Quello che è sorprendente in questi casi è che cosa vuol dire addestrare questi programmi facendoli giocare da solo. Nel primo esperimento, che è stato quello significativo, che è stato pubblicato, sono stati addestrati per 9 ore. Ovviamente 9 ore per un calcolatore sono un tempo abbastanza lungo, ma per un umano sono un tempo brevissimo. In 9 ore un programma come AlphaZero ha saputo giocare meglio di qualunque altro programma degli scacchi. Quindi questo a partire sostanzialmente da una conoscenza nulla di quello che erano di quelle che era l'essenza del gioco, le strategie del gioco, eccetera. Ovviamente questo non viene fatto con dei calcolatori normalissimi, nel senso che bisogna generare appunto milioni di partite, quindi ci sono dei sistemi anche hardware di tipo dedicato per fare questo tipo di sviluppo di alternative, perché dobbiamo generare delle partite per addestrare appunto il calcolatore. E quindi sono state usate una grande quantità di elaboratori di tipo specializzato che consentono appunto di generare le partite, e quello che viene fatto vengono addestrate delle cosiddette reti neurali, che le reti neurali sostanzialmente imitano quello che fa il neurone. Adesso prima abbiamo parlato di cervello, il tentativo della rete neurale è di avere qualcosa di simile al cervello, creando delle connessioni fra neuroni che consentono poi alla fine di prendere delle decisioni sulla base non tanto di un criterio di tipo logico, ma sul fatto dell'esperienza, di aver fatto l'esperienza nel corso appunto di tanti tentativi. Quindi vengono addestrate due reti neurali. In realtà non è un'altra cosa che è interessante in questo caso, non è stata addestrata un'unica rete neurale che gioca a scacchi, no, ce ne sono in realtà due. Una, adesso poi c'è un semplice esempio qua, ma una che sostanzialmente cerca di capire qual è il valore della posizione. Abbiamo detto, vogliamo sapere se sta meglio il bianco o il nero, e quindi valutare questo valore della posizione, perché è quello che poi mi fa decidere a un certo punto. Abbiamo visto prima, cioè un momento in cui io devo decidere di non analizzare più, non posso analizzare tutte le posizioni, e quindi quando arrivo a un certo punto devo decidere se sta meglio il bianco o il nero per valutare se la mia mossa è una mossa promettente. Ma anche l'altra cosa che viene addestrata è la decisione di qual è la mossa più probabile, che ha più senso fare in un certo momento. Il giocatore umano lo fa in un modo naturale, non vede tutte le mosse, ma vede quelle che probabilmente sono più utili per lui, e lo vede sulla base dell'esperienza, eccetera. Quindi è stato cercato anche di simulare questo, quindi questo tipo di calcolatori giocano anche in un modo un po' più umano di quello che non potevano essere i calcolatori che giocavano a scacchi prima. Quindi cosa succede? Che in programmi di questo tipo abbiamo un tipo di analisi che è diversa rispetto a quello che è l'analisi che avevamo nelle generazioni precedenti. In particolare, quando è stata fatta la prima sfida appunto significativa, si è visto che in un secondo AlphaZero analizzava 60.000 posizioni, che ovviamente per un umano è un numero enorme, ma per un calcolatore un po' meno, mentre invece Stockfish in un secondo puntava a analizzarne 60 milioni. Quindi vedete, c'è una differenza proprio del modo di gestire l'analisi. Tutto questo perché è molto interessante? Perché ovviamente questa è una tecnica che è una tecnica di tipo generale. Io con questo posso in realtà analizzare qualunque tipo di gioco, su partite ai giochi, perché sono più facili da capire, hanno delle regole che comunque sono delle regole fissate da seguire, eccetera, e posso imparare appunto le strategie di gioco, ma può essere applicato in realtà a tantissimi altri campi. E torniamo quindi all'altra nostra possibilità, quella di dire: io ho tante informazioni nei social media, come faccio a tirare fuori delle informazioni utili ai social media?
Ovviamente questo lo posso fare, ad esempio, in contesti di, abbiamo detto, quelli che abbiamo studiato noi al Politecnico, sono contesti di situazioni di emergenza. L'obiettivo è quello di dire, vedo dai post che c'è una foto che mi dice che a un certo punto c'è un certo tipo di avvenimento, di devo accorgermi appunto che il post parla di un certo fatto che è avvenuto, quindi ad esempio l'alluvione eccetera, devo accorgermi di dov'è avvenuto questo fatto, il post non me lo dice tipicamente, può darsi che me lo dica all'interno del contenuto del testo, però non ho una localizzazione geografica di questo post preciso, e quindi l'obiettivo qua è dire voglio costruire delle mappe per quelli che sono i soccorritori, tipo quelle che vengono fatte nel sistema Copernicus, che è un sistema europeo che gestisce anche dati di emergenza, in particolare costruiscono a mano delle mappe in cui vedete ci sono delle aree colorate di blu per indicare, ovviamente non del tutto a mano, ma vengono anche usati degli strumenti di analisi delle immagini satellitari, ma sostanzialmente c'è un pesante intervento umano e non tutte le immagini satellitari ci riescono a restituire informazioni utili sulle alluvioni. Quindi l'usare informazioni ai social media può essere utile perché ho delle informazioni in più che mi arrivano, che comunque sono già disponibili. Quindi il passaggio è un passaggio di dire prendo milioni, di nuovo è un discorso di analizzare tante, come erano tante posizioni di scacchi, qua ho tanti milioni di post che vengono pubblicati in un giorno e da questi identificare quelli che sono quelli utili per dare appunto delle informazioni in più. Come faccio a fare questo? Innanzitutto abbiamo delle immagini, le immagini le posso analizzare e cercare qualcosa nell'immagine che mi interessa, ad esempio qua è l'acqua, cioè capire che una strada è una strada che non è solo un riflesso dell'acqua che è caduta ad esempio durante una pioggia, ma che c'è in realtà l'acqua alta su quella strada, non è così banale, un calcolatore fa molto fatica a distinguere questo. Io posso addestrare il calcolatore a riconoscere che c'è forse dell'acqua, che questa immagine potrebbe essere interessante, e quindi da questo poi usare altri strumenti. Adesso vedremo come possiamo usare altri strumenti. Possiamo chiedere a delle persone, quindi usare quello che viene chiamato crowdsourcing. Le persone possono aiutarmi, partendo da un insieme di immagini molto ridotto rispetto al milione iniziali, su qualche migliaia, decine di migliaia di immagini, possono aiutarmi a effettivamente scoprire se quell'immagine è utile per poter fare le mappe. Stessa cosa per il discorso dell'analisi del testo, ovviamente andare a scoprire dove questa fotografia molto, non è possibile con le tecnologie attuali, anche se ho un database di fotografie di tutto il mondo, però io posso analizzare il testo, vedere se parla di una certa località e anche qui io posso fare delle ipotesi, farle automaticamente e poi chiedere una validazione da parte di persone per capire se effettivamente ho trovato qualcosa che è utile poi per costruire mappe. Tempi di Covid, ovviamente tecnologie di questo tipo vengono anche utilizzate anche per fare altro, ad esempio io posso andare a vedere dai post che vengono pubblicati in rete quante persone usano le mascherine, abbiamo parlato prima di mascherine, e capire se vengono o no usate le mascherine, qual è l'impatto dell'uso delle mascherine, eccetera, è chiaramente un problema che viene studiato in questo momento, ed è difficile saperlo. Esistono degli studi, delle survey che vengono fatte chiedendo alle persone nel mondo se usano o no la mascherina, ma ovviamente questo è molto oneroso, complicato da realizzare, il campione non è detto che sia quello giusto e così via. Guardando i posti io posso però fare delle ipotesi, quindi creare, vedete sulla destra, una mappa che mi dice se la mascherina è usata tanto o poco, quindi più è chiaro il colore che viene usata, meno è chiaro e meno viene usata. E quindi da qui possiamo estrarre automaticamente queste informazioni, ma come possiamo farlo? Sempre col sistema di prima, da una parte posso cominciare a filtrare delle immagini per vedere se ci sono delle persone nelle immagini, quante ce ne sono, perché mi interessa la distanza sociale, l'uso delle maschere, ovviamente non so se c'è la persona singola, ma se ho più persone.
Quindi posso effettivamente trovare delle immagini interessanti e poi posso chiedere a delle persone di rispondere a delle domande. Quindi in questo momento sto introducendo il supporto di umani per raccogliere ulteriore conoscenza sulle maschere. Quindi posso fare tramite dei sistemi di crowdsourcing una presentazione, diciamo, di una serie di domande alle persone, chiedere se vengono usate le mascherine, se c'è la distanza sociale, se queste persone utilizzano correttamente la mascherina e così via. L'altra cosa che si può fare in questi casi è anche creare nuove domande. Quindi queste domande sono state create all'interno di un esperimento, ma ovviamente quello che è interessante è creare delle domande che siano utili. E quindi cosa posso trovare dai social media che mi dà informazioni più su un evento che accade, su una situazione tipo il Covid, social distance, eccetera. E quindi il ruolo dell'umano può essere anche quello di fare la domanda giusta. E questo viene fatto, ad esempio, nell'ambito di programmi di citizen science, in cui i cittadini possono proporre domande possibili e possono quindi aiutare a trovare le informazioni giuste in rete. Se qualcuno è interessato a sapere qualcosa di più di questo tipo di proposte che combinano quindi intelligenza artificiale, il riconoscimento di immagini, il riconoscimento di testi, eccetera, quindi tecniche che sono ormai stanno diventando il stato dell'arte, con quello che è l'intervento della crowd, l'intervento di quindi persone in rete o delle persone in rete che propongono cose, vi invito, lunedì c'è la presentazione, la prima challenge di questo nuovo progetto che si chiama Crowd for SDG, crowd ovviamente è derivato dal crowdsourcing, un intervento delle persone, in particolare in un'ottica di citizen science, scienza dei cittadini, per gli SDG che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile che sono stati nominati prima delle Nazioni Unite. Quindi come possiamo, abbiamo detto uno dei problemi è cercare di capire cosa possiamo fare per ridurre l'impatto che l'umano ha avuto sul nostro pianeta. E quindi una delle sfide è cosa possiamo fare, ad esempio nel tema che noi andiamo a trattare, il tema... Gli SDG sono appunto 17 gli obiettivi, uno in particolare quello delle azioni per il clima, e una sfida che appunto verrà lanciata lunedì è quella che riguarda l'acqua in ambiente urbano e il problema di avere un approccio sostenibile all'acqua, in particolare da un lato per l'emergenza, abbiamo visto le alluvioni in ambito urbano sono particolarmente critiche e difficili anche da catturare dal satellite, quindi non si vedono con le immagini satellitari. Dall'altra parte l'altro tema che lanceremo sarà quello dell'acqua potabile, come facciamo a avere l'acqua potabile, quindi strumenti per aumentare la possibilità di avere l'acqua potabile per tutta la popolazione. Ci sarà questa presentazione per un incontro che doveva avvenire anch'esso a Trieste, era dopo l'ESOF, è stato virtualizzato e quindi sarà online lunedì prossimo. Grazie mille per l'attenzione. No, grazie mille a Barbara Pernici. In effetti poi le derivate del suo racconto, quindi cosa sta accadendo nel mondo dell'intelligenza artificiale, sono enormi, insomma, quindi possiamo pensare anche a tantissimi interrogativi. Ve ne ricordo soltanto uno: a un certo punto in queste partite che raccontava Barbara tra Alfa Zero, cioè la nuova generazione di intelligenza artificiale, e i vecchi software di gioco degli scacchi, appunto Stockfish, a un certo punto questa nuova intelligenza artificiale ha iniziato a fare delle mosse inusuali, abbastanza inusuali, cioè, sono state chiaramente studiate, ci sono dei tomi che studiano queste partite. La cosa divertente è che appunto questa nuova intelligenza artificiale, senza indicazione dell'essere umano, ha iniziato a fare delle mosse inusuali che qualcuno ha anche definito creative, insomma, quindi potremmo anche iniziare a pensare che lasciata a se stessa, forse una sua forma di creatività, senza voler creare nessuna relazione tra la creatività dell'uomo e la creatività delle macchine, però una sua forma di creatività effettivamente si può sviluppare in questo mondo. Quindi vi faccio soltanto questo esempio per dirvi che
stiamo affrontando chiaramente un dibattito enorme, insomma non basterebbe tutto l'ESOF e settimane di dibattiti per approfondire questa tematica. E dal mio punto di vista sicuramente, ed è emerso diciamo nella conclusione dell'intervento di Barbara, la cosa più interessante è capire quale sarà l'impatto di tutte queste tecnologie sull'ambiente, sul pianeta. Insomma, prima abbiamo visto nella presentazione di Emiliano Brunner che lui giustamente ci ricordava che il primo cyborg è stato l'uomo che ha utilizzato le selci, insomma i primi utensili, effettivamente quello è stato il primo utilizzo della tecnologia anche per interagire con il mondo esterno. E prima Claudia ci aveva ricordato anche il lavoro delle termiti, però effettivamente quello che è avvenuto negli ultimi secoli è che abbiamo iniziato a modificare pesantemente il nostro ambiente. L'essere umano è l'unica specie che è riuscita a modificare pesantemente il proprio ambiente, ad avere un impatto addirittura sull'evoluzione della Terra. Insomma, questo è quello che, se appunto si dice, siamo nell'era dell'antropocene. L'antropocene si fa nascere all'incirca con Humboldt, il famoso naturalista, che secondo il racconto che abbiamo appunto nei suoi diari, a un certo punto lui salì su una montagna durante un viaggio in Venezuela e vide l'effetto delle piantagioni estensive, e da lì iniziò una riflessione dicendo: ma attenzione, perché l'essere umano sta cambiando la natura, insomma. E pensate, da lì in poi, insomma, la nostra capacità di cambiare la natura è esplosa, potremmo dire, e forse è stata questa la grande riflessione durante il Covid. Quindi credo che forse questo è un po' la liaison tra questi tre interventi. Dovremmo interrogarci di più su qual è l'impatto di tutto questo nostro interagire con la tecnologia nei confronti dell'ambiente, ma anche qui non basterebbero 10 ESOF. Insomma, noi abbiamo abusato della vostra pazienza e siamo andati oltre il tempo. Chiaramente siamo a vostra disposizione. Se qualcuno volesse fare delle domande, noi abbiamo questo microfono appositamente preparato, altrimenti vi lasciamo liberi perché non vogliamo abusare eccessivamente. C'è qualcuno che ha una curiosità, una domanda da fare ai nostri relatori? Direi che ho a dicenne, quindi la risposta era nei vostri occhi. Bene, allora io ringrazio chiaramente Claudio Tunis, Barbara Pernice, Emiliano Brunner, ringrazio l'ESOF e tutti coloro che hanno organizzato questo incontro, e ringraziamo voi per l'ascolto. Salve.